Abbiamo concluso il lungo iter che per tre giorni ha coinvolto il Consiglio regionale sul voto al bilancio. Devo dire che possiamo essere contenti perché si è concluso in un clima di costruttiva serenità. Abbiamo naturalmente cercato di raccogliere anche istanze che venivano sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, e quindi il voto si è concluso con l'approvazione del bilancio, ma anche di un maxi emendamento che raccoglie tutta una serie di esigenze che vengono espresse dai consiglieri regionali e dalle forze politiche. Il bilancio è ispirato fondamentalmente alla tutela e alla valorizzazione delle dimensioni. Delle materie dello welfare eh, e conseguentemente la sanità, verso cui viene rivolto dal bilancio ordinario della Regione 48 milioni per consentire di eh, cogliere quel gap che è necessario perché eh, solo con le risorse del Fondo sanitario nazionale non eh, si riesce a garantire quei servizi che invece vogliamo garantire a una sanità che anche l'ultimo studio della Fondazione Gimbe. Eh, reputa sanità d'eccellenza. Toscana, Emilia Romagna, Veneto sono le regioni che, secondo studi scientifici eh, accurati e statistici molto approfonditi, portano su ILEA i livelli essenziali di assistenza e sulla tenuta delle eccellenze ospedaliere la nostra regione, diciamo così, avanguardia in Italia. Ma contemporaneamente, eh, molto spazio al lavoro e quindi a politiche attive del lavoro che trovano il conforto sia nei 54 milioni che sono stati predisposti nell'intesa con il livello nazionale, ma che portano a vendere i centri per l'impiego, gestiti direttamente da Arti e quindi da un'agenzia della Regione, ormai eh, un numero di dipendenti superiore a mille che offrono dei servizi e delle indicazioni positive di eh, politica attiva, eh, che sia i voucher, che sia la soluzione delle crisi aziendali, che sia la possibilità di politiche attive per i giovani e per le donne. In Ovviamente la Toscana è vista come riferimento per le politiche del lavoro, ma forte spinta per quello che riguarda il sistema scolastico e quindi il diritto allo studio e quindi le realizzazioni sul piano degli investimenti di interventi forti sulle scuole. È un bilancio che parla molto alle infrastrutture, alla modernizzazione della Toscana e alla valorizzazione della Toscana diffusa.